insomma, siamo pronti a soffiare la candelina. Un anno è importante, ci ha insegnato molte cose. Stare qui ad Arezzo è stata una provocazione meravigliosa a capire e a valutare ancora di più quello che è il nostro patrimonio, il patrimonio di questo paese, la bellezza. Noi dobbiamo nutrirci ed essere orgogliosi di ciò che siamo e di ciò che abbiamo fatto. Era il 16 dicembre del 2017 quando Arezzo apriva le sue porte ad un nuovo spazio di vita musicale, la Camula, Casa della Musica per grandi e piccoli, dedicata alla formazione, alla ricerca, alla produzione e all'ascolto della musica. Sì, è il lavoro che deve fare una scuola, formare nuove presenze sul palcoscenico e aiutarle a svilupparsi. E in questo senso non c'è altro modo di educare alla crescita un artista se non quello di poi farlo esibire, di farlo esistere sui palcoscenici, e in questo senso noi siamo estremamente grati alla città di Arezzo. Un progetto fortemente voluto dal sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e realizzato grazie alla collaborazione con la Scuola di Musica di Fiesole. Un anno è poco per poter giudicare un progetto, specialmente un progetto che ha alla base sostanzialmente la formazione e quindi si affaccia in un mercato che al momento in cui comincia a lavorare ha già fatto delle scelte, quindi in realtà i buoni risultati si vedranno proprio in quest'anno che sta per cominciare. Nonostante questo, il primo anno è stato un anno veramente provvido di iniziative. La musica che è stata prodotta dalla Scuola di Musica di Fiesole, quindi dalla Casa della Musica di Arezzo, è stata eccezionale, è stata di alto livello e ci ha consentito di iniziare un percorso di crescita non solo sulla formazione quindi, ma anche sulla produzione. Abbiamo visto con gioia che sulle orme, sulla scorta di questa iniziativa pubblica ne sono nate altre, altrettanto lodevoli, che si sono sommate a quelle che la Fondazione Guido d'Arezzo e la Casa della Musica hanno fatto iniziare. Dai laboratori per i bambini alle lezioni concerto per le scuole, dall'alta formazione ai concerti organizzati nelle sale del Teatro Petrarca, le proposte di Camo hanno ricevuto un'accoglienza davvero calorosa da parte delle istituzioni e della città. Io vorrei ritornare un attimo indietro nel tempo a quando fondammo il liceo musicale. Allora avevamo una classe, 5 strumenti, e si partì proprio con un'avventura al buio. Questo liceo musicale nel frattempo è cresciuto al punto che oggi è una vera scuola di musica, una vera preparazione per dei futuri professionisti. Tra l'altro tanti professionisti sono già usciti. Ora, mancava ad Arezzo, perché il liceo musicale è pur sempre la preparazione alla frequentazione di una scuola superiore, mancava ad Arezzo una scuola superiore di musica, una scuola che potesse fornire, diciamo così, degli elementi a dei professionisti. Il felice innesto della Scuola di Musica di Fiesole, che non ha bisogno di presentazioni perché è famosa nel mondo, qui ad Arezzo ha chiuso un cerchio. Adesso Arezzo, che ha sempre avuto una tradizione musicale superiore a quella che uno potrebbe immaginare, per ragioni che sarebbe troppo lungo dire, non solo perché si fregia di Guido Monaco, di Guido d'Arezzo, ma per tanti altri motivi. Bene, adesso Arezzo con la Camu ha anche una scuola che può garantire un autentico, vero perfezionamento musicale. Arezzo si sta avviando ad essere veramente la casa della musica. Anche perché nel frattempo ad Arezzo si è realizzato un altro sogno, per come la vedo io, che ho vissuto per 50 anni il sogno di un'orchestra. E ci fu prima l'orchestra del Valdarnini, l'orchestra del Tignani, e poi l'orchestra del Valdarnini, poi l'orchestra di Giovanni Tanzini. E sono tutte create e nel giro di un anno e mezzo fallite. Ora c'è questa orchestra instabile che fa veramente sul serio. Quindi sembra che in questo momento, e voglia il cielo che sia così, tutte le componenti si stanno coagulando per creare veramente un iter musicale straordinario qui nella nostra città. E per finire si può anche dire una cosa, che se vogliamo metterla nel commerciale,
è un bel biglietto da visita anche a livello internazionale, diventasse un momento di musica importante questa città. Assolutamente, la città che si fregia del nome di Guido d'Arezzo lo merita nel modo più assoluto. Un compleanno festeggiato con un evento tra parole e musica. All'inizio un reading di poesie di Patrizia Fazzi tratte dal suo libro Finché ci sarà una nota. L'accompagnamento musicale è stato della flautista Elisa Boschi. La parola, in particolare la parola poetica, è di per sé una parola definitiva, è una parola che ha un ritmo, che ha una sua musicalità e che scandisce e esprime delle emozioni. Le stesse emozioni che io ho provato e che penso che provino tutti quando ascoltano un brano di musica ben interpretato. Ed è proprio dall'ascolto di esecuzioni magistrali che sono nate nel corso degli anni queste poesie, che sono state scritte dal 2003 al 2017. Sempre durante concerti che mi hanno toccato, e in quel momento ho scritto la poesia. La prima l'ho scritta proprio al Teatro Petrarca nel 2003, ascoltando Piovani, poi ascoltando altri grandi musicisti, e è venuta fuori una raccolta che ho pensato di pubblicare dedicandola alla mia città, che è a Guido d'Arezzo, a una città che ha un'anima e tanti interpreti e personaggi del mondo della musica di ieri, di oggi, e dedicandola a chi suona, a chi compone, ma anche a chi ascolta, perché ascoltare la musica vuol dire trovare un momento di armonia. Sarai antica e nuova lingua per noi. Si è poi proseguito con La fiaba in musica scende lieve, un progetto per il quale Alda Dalle Lucche ha tratto il testo da Vita e avventure di Babbo Natale di Baum, con la voce narrante di Daniela Morozzi. Sa che quelli come lei non possono frequentare i locali pubblici, non possono prendere i mezzi pubblici, non possono uscire in strada dopo le 8 di sera, ma neanche nel proprio giardino e in quello degli amici, non possono fare sport all'aperto, e devono portare cucito addosso un marchio per essere riconosciuti. Lavoro bellissimo, sono 23 sassofoni che vanno dai 10 ai 18 anni della scuola, quindi un'orchestra vera e propria di giovani musicisti di tutte le età. E il testo è un testo per niente banale, è un testo che racconta la storia di Babbo Natale, dalle sue origini fino al raggiungimento dell'immortalità, dal mortale all'immortale. È molto, è un testo che nasce, come dire, normalmente visto la storia di Babbo Natale è sempre molto basic, molto banale, sappiamo sempre lui, le renne. Qui si parte proprio dalle origini ed è una grande coccola. Proprio io l'ho definita così perché è proprio dolcissimo, è una storia dolcissima con delle musiche bellissime. Come è stato incontrare questa orchestra di giovanissimi, meno giovani, diciamo così, e integrarci con loro, con la parola? Detto come direbbero loro, una figata, nel senso che è stato divertentissimo, per niente semplice, perché hai visto... loro raccontano con la musica, non è una musica di sottofondo, ma davvero raccontano con la musica quello che io racconto con le parole, quindi la voce doveva diventare un altro sassofono, insomma, doveva diventare un altro strumento. Questo è stato il tentativo che spero riuscito, insomma, poi lo deciderà il pubblico se è riuscito o no, insomma. E alla fine Babbo Natale è un po' una mamma Natale, perché sono una donna, per cui è, in questo senso è anche buffo, insomma, abbattiamo anche una barriera di genere. È un momento magico perché quando le parole si avvicinano alla gente con la musica diventa un qualcosa di impalpabile e meraviglioso.
un sogno. Io più che ai sogni, con i ragazzi, credo alla speranza, molto. La speranza muove tante cose, più dei sogni, credo. E arrivare alla magia, arrivare a comunicare le note, le parole. Lavoriamo insieme da tanto tempo e è quello che cerco di comunicare. La storia, secondo me, è molto carina. È una storia particolare, non è la storia sì di Babbo Natale, ma è un Babbo Natale che potrebbe essere chiamato con qualsiasi nome. Non a caso io ho modificato i nomi della storia facendo un racconto da un libro che parlava della tradizione nordica, ma non ci appartenevano questi nomi. Ho voluto, e lì torna il suo sogno, lì c'è il sogno. Babbo Natale è un sogno, è una speranza, esiste dentro di noi, è maschio, è femmina, è un animale, è un sogno e noi cerchiamo di raccontarlo. Una nota scende lieve, piano piano ve la facciamo sentire. Vai. Thank you.